Buonasera, buonasera, ben ritrovati, 26esima puntata di Pane e Amore e Fidelis. Anche stasera siamo qui per raccontarvi di una sconfitta, di un'altra battuta d'arresto della Fidelis, la Fidelis che non sta attraversando sicuramente il suo momento migliore, anzi molto probabilmente è questo il periodo più delicato del campionato dell'Andria. Ma di questa partita, di questa sconfitta con il Siracusa, noi parleremo come al solito con i nostri ospiti. Intanto vado a presentarvi quelli in studio. Con noi c'è Felipe Curcio, che per la prima volta viene a trovarci a Pane Amore e Fidelis. Buonasera Felipe. Buonasera, buonasera. Grazie per aver accettato il nostro invito. Come al solito nella postazione internet c'è Francesco Martucci, che fra un po' ci delizierà con la sua consueta copertina. E poi nell'angolo riservato ai tifosi, ospiti un po' particolari questa sera, ospiti canterini, diciamo così, perché abbiamo Michele, che tutti conoscono, in arte Misga, e poi il Davide, che fa parte del gruppo, il bassista del gruppo. Parleremo con loro di una interessante iniziativa che coinvolgerà anche i nostri amici a casa. Dobbiamo dare una mano a questi ragazzi, poi vi spiegheremo perché. Ma naturalmente Michele è anche un tifoso dell'Andria e lo coinvolgeremo con alcune domande a Felipe sulla partita di ieri o sul campionato dell'Andria. Ma andiamo subito ad analizzare la partita. Allora Felipe, una sconfitta bruciante, perché è arrivata al termine di una delle prestazioni più brutte dell'Andria. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. È pesante perché sapevamo che era un scontro per obiettivo playoff. Quindi su questo rimane quello ramarico in bocca, perché erano tre punti importanti. Quindi, però sono sicuro che servirà di lezione questa partita. Felipe, abbiamo da alcune settimane la sensazione che l'approccio con la gara della Fidelis è sempre molto complicato. Molto spesso si regala l'intero primo tempo agli avversari. Ieri avete anche un po' esagerato, avete regalato anche qualcosina in più del solo primo tempo, ma c'è questa caratteristica, ahimè, negativa della Fidelis. A cosa la possiamo addebitare? Allora, come hai detto te, sono cinque partite, abbiamo fatto 4 punti, quindi secondo me la caratteristica migliore che avevamo era la intensità, l'aggressività. Quindi non lo so, magari stiamo perdendo un po' questo, che non ci può essere, perché sappiamo che la caratteristica migliore che avevamo era questo, quindi dobbiamo ritrovare questa cosa. Poi ne parleremo, cercheremo di capire quali le cause di questa mancanza di aggressività, ma adesso io passo la parola a Francesco, che ci deve dire i temi della copertina di questa settimana. Sì, stavolta non anticipo nulla, Peppino, dico solo che sono davvero tanti gli spunti di riflessione offerti dalla sconfitta subita ieri dalla Fidelis contro il Siracusa. Spunti di riflessione che ho cercato di riassumere in questa copertina. Prima che andiamo in onda la copertina, volevo intanto avvisare i nostri amici a casa che subito dopo la copertina avremo anche un collegamento telefonico con il presidente dell'Andria, Paolo Montemurro. Abbiamo avuto diverse domande da casa che ci chiedevano proprio l'intervento di un dirigente dell'Andria. Noi abbiamo scelto l'unico disponibile, cioè il presidente, quindi non avevamo tantissima possibilità di scelta, ma siamo comunque contenti di riavere ai nostri microfoni, sia pure in collegamento telefonico, il presidente Montemurro, che ci parlerà di questo momento dell'Andria. Allora, allora vediamo la copertina montata come al solito da Gianni Monterisi. Keep playing my heartstrings faster and faster. You can be just...
e tra le hit del momento e sembra perfetta come colonna sonora di una domenica da dimenticare. True Disaster, ossia un autentico disastro, la performance fornita dalla Fidelis contro il Siracusa. Non certo musica per le orecchie del pubblico andriese, che in un clima da corrida dilettanti allo sbaraglio ha manifestato il proprio disappunto a suon di fischi. Ic sunt leones, cioè qui sono i leoni, è scritto all'imbocco del tunnel che conduce verso gli spogliatoi. Dovrebbe incutere timore agli avversari, quel motto minaccioso. Dovrebbe mettere in guardia gli ospiti che scendono nel ventre dello stadio degli Ulivi. Ieri invece non è stato così. Anzi, la parte del leone l'hanno recitata proprio gli avversari di turno, e non solo perché il re della savana campeggia pure sul loro stemma. Dal monito al dubbio, quindi, il passo è breve. La lingua resta il latino, ma dal tunnel, metafora del periodo delicato, emerge ora un interrogativo che tortura i tifosi biancazzurri. Ubi sunt leones? Traduzione. Dove sono i leoni? Beh, alcuni sono in infermeria a leccarsi le ferite. Leggi alle voci Colella, Allegrini e soprattutto Piccinni. Lui sì, leone indomabile, per non dire insostituibile. Altri poi hanno difficoltà a tirar fuori gli artigli, e qui non c'è che l'imbarazzo della scelta, tanto tra gli anziani quanto tra i giovani. Senza dimenticare la momentanea assenza del capobranco Aia, costretto a un doppio turno di stop dal giudice sportivo. Ecco il nocciolo della questione, allora. Mancano le risorse, numeriche e mentali, per fronteggiare situazioni di emergenza. Colpa di una rosa ristretta, forse persino indebolita dal mercato invernale. Colpa dei limiti caratteriali di qualche atleta dal rendimento deludente o discontinuo. Colpa, infine, della pressione che grava su un gruppo chiamato ad alzare l'asticella dopo aver centrato l'obiettivo salvezza. L'implicita conferma arriva dalle parole di Mr. Favarin. I ricambi in questo momento ci servivano come il pane, in questo momento invece siamo abbastanza corti. Quello che un pochino in questo momento stiamo pagando è un po' la poca serenità con la quale qualche giocatore importante sta giocando o sta facendo delle prestazioni non all'altezza delle sue qualità. Non voglio pensare che la pressione del risultato cominci a pesare, però in questo momento, specialmente in casa, abbiamo poca personalità e abbiamo poca sicurezza nel gestire certe partite. Ce n'è abbastanza, insomma, per chiedersi se la Fidelis attuale sia davvero da playoff, anche alla luce dei 3 scivoloni consecutivi in altrettanti scontri diretti e di una classifica non più rassicurante. Una cosa pare sicura: nell'arco di poche settimane la squadra si è involuta, smarrendo le certezze su cui aveva costruito il famoso filotto dei 17 risultati utili. A proposito di certezze smarrite, il ritorno alla staffetta Chilli Pop tra i pali non è un buon segno, perché dimostra che nemmeno sulla scelta del portiere lo staff tecnico può avere le idee chiare. Con simili presupposti diventa concreto il rischio di veder sfumare un posto tra le prime 10, e quello sì che sarebbe un piccolo ma autentico disastro. Allora Felipe, rimani tranquillo sul tuo posto, perché adesso chiaramente c'è il presidente e dobbiamo dare la parola a lui. Buonasera. Ciao Pepino, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, ciao Felipe. Buonasera, presto. Ringraziamo il presidente dell'Andia Paolo Montemurro per la sua consueta disponibilità. Allora, immagino che avrai sentito la copertina o parte della copertina di... Ho sentito l'ultima parte, quella di Chilli e Pop, che non lo ritengo un avvicendamento normale in questo momento. I due ragazzi che giocano, che devono trovare spazio, che hanno le stesse qualità, quindi se la giocano alla pari, quindi mi sembra anche giusto avvicendarli. Se Favarin ha ritenuto di dargli un cambio, insomma, è giusto che sia così, cioè non la vede troppo in maniera di mancanza di sicurezza o altro. Cioè, sono, per noi rappresentano due portieri, due numeri uno, che possono giocarsela da titolare. Questa è l'ultima, ho sentito solo quest'ultima parte, allora, la precedente no. Quindi mi devi erudire in merito, perché purtroppo non vi sto seguendo stasera, perché sono fuori. E va bene, ti riassumiamo noi alcuni aspetti, soprattutto quello finale a cui ha fatto riferimento Francesco, e cioè una squadra che in questo momento non dà garanzie per quello che è l'obiettivo principale della Fidelis, cioè
qualificarsi per i playoff, visto che gli ultimi tre confronti diretti li ha persi tutti e tre. Sì. Come sì, la vede il presidente? Senti, siamo tre partite anomale, tre partite, ci mettiamo dentro anche il pareggio di Monopoli. Sicuramente non veniamo fuori da un trend evidente, positivo in termini di risultati, e sicuramente anche in termini di gioco siamo un po' scesi. E questa è un'analisi che il mister da domani porterà in maniera forte, diciamo, negli spogliatoi, perché non possono essere solo le assenze, perché le assenze non devono rappresentare alibi per nessuno, perché chi ha la possibilità di trovare spazio di giocare da titolare se la deve giocare tutta, deve mangiarsi l'erba, cosa che non ho visto fare ieri obiettivamente, insomma, che ritengo la partita più meno il primo tempo è stato inguardabile. E secondo abbiamo avuto sicuramente un po' più di reazione, però cioè questa la partita di ieri non rispecchia assolutamente la squadra di ieri, quello che è lo spirito dell'ansia, il nostro spirito, insomma, dobbiamo mangiarci l'erba, e ieri non ho visto questo, non ho visto niente. Facevi cenno alla mancanza di determinazione, alla mancanza di voglia di mangiarsi l'erba, hai usato questa espressione. Sicuramente domani, conoscendo Favarin, non sarà una ripresa semplice per i giocatori della Fidelis. A livello societario, visto che insomma sento dalle tue parole anche la delusione per il comportamento di ieri, avete in animo anche qualche intervento come società sulla squadra? No, ma non è il caso, perché io dico in questo momento c'è, cioè, la squadra sta vivendo sicuramente una fase di appannamento che non è giustificato poi in nulla, perché noi, lo dicevo 4-5 settimane fa, lo dico adesso, cioè non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo dei play-off. Se noi continuiamo a giocare come abbiamo giocato ieri, rischiamo di rendere anonimo il nostro campionato, perché non abbiamo mai lottato per la salvezza, perché non era certo questo l'obiettivo della società, della salvezza, insomma. E lottavamo per i play-off, noi siamo sempre stati lì in quelle posizioni e come lo siamo. E se dovessimo partire l'obiettivo play-off, sicuramente sarebbe una grandissima delusione per me. Insomma, è una cosa che comunque sono arci convinto che non accadrà, perché i ragazzi sicuramente riprenderanno a dare quello che hanno dato fino a qualche settimana fa. Devono riprendere a correre, ad essere incazzati. Dal campo si può uscire anche con la sconfitta, cosa diciamo che nel calcio ci può stare, ma non come quella di ieri. Cioè devi uscire sapendo di aver dato tutto, sapendo veramente di aver sudato la maglia, di aver mangiato l'erba, non devi avere proprio nessuna remissione di colpa o sensi di colpa, cioè quello che potevi dare dato. Purtroppo ieri non ho avuto quella percezione e sono convinto che i ragazzi ma da domani inizieranno a riscattarsi, perché si deve scattare per forza la molla del riscatto, obbligatoriamente, per forza. Per la prima volta forse, o per la seconda volta, forse l'altra occasione in cui la squadra era uscita fra i fischi era, mi pare, capitata solo dopo il derby con il Monopoli. Ieri di nuovo la curva, dopo aver sostenuto la squadra fino all'ultimo istante, alla fine ha perso un po' la pazienza, e sentivo anche diversi tifosi che dicevano poi il presidente non può chiederci di venire allo stadio se lo spettacolo offerto è questo. Ma va bene, quello è un altro discorso. Io dico, la curva è stata lodevole fino alla fine,
forse non ha fischiato sufficientemente per quanto meritavamo. Quindi era giusto. Sul discorso di non andare allo stadio perché questi sono gli spettacoli, io dico che ricordiamoci sempre da dove veniamo, chi siamo, qual è il nostro obiettivo. Pensare che una città che ha ambizioni, ieri abbiamo fatto 206 paganti, insomma, non può essere una giustificazione, così come io non trovo alibi nelle assenze, non dico solo le assenze, gli alibi, non ce n'è. Così come ci sono taluni tifosi che non possono, non si può abbandonare la squadra così come è stato fatto ieri, 206 paganti, in una partita importante contro il Siracusa dove noi... è andata a finire così, va bene, ma la tifoso uno che ci però crede, questa è sempre fine. Una medaglia che ha due facce, qua è sempre lo so, Peppi, però se nasce prima l'uovo o la gallina, insomma, quindi se si vogliono avere le ambizioni devono essere rappresentate da tutti, ma non da un unico soggetto, da Paolo Montemurro. Però il rischio insomma che se le prestazioni continuano insomma ad essere su questi livelli, il rischio naturalmente è anche quello della disaffezione. Ma c'era Francesco che voleva fare una domanda al Presidente. Buonasera Presidente. Ciao Francesco. Presidente, lei giustamente ha detto di non voler trovare alibi nelle assenze che in questo momento gravano sulla Fidelis, vuoi per le squalifiche, vuoi per gli infortuni. Le chiedo allora, quanto pesa la mancanza di alternative in panchina, visto che ieri in panchina sono andati ben 4 classe 98? Beh, i 98 sono calciatori, guardate che... nel Siracusa ieri c'era il 16 che era un 95-96, cioè noi incontriamo normalmente, affrontiamo squadre che giocano tranquillamente con il 96, 97, 98. Guardate l'Akragas che sta facendo, l'Akragas è piena di 98, ieri mi pare che ha battuto anche il Matera, oltre ad aver battuto il Catania, oltre, cioè in serie positiva. Per cui non può essere neanche quella, perché poi ti entra il ragazzo, perché noi dobbiamo credere anche in questo, perché noi dobbiamo puntare anche sui giovani, altrimenti guardate che diventa dura per tutte le società. Se non e allora ti completo la domanda di Francesco. Ieri avresti buttato in una partita così difficile in campo un 98? Io sì. Però siccome non entro mai nel merito delle scelte tecniche, perché ognuno deve avere il suo ruolo e deve essere rispettato il ruolo, però ad un certo punto se io vedo che c'è qualcuno che non si mangia l'erba, preferisco vedere perdere con un ragazzino che l'erba se la mangia, e saranno punti di vista, alla fine il risultato non è cambiato, perché non è cambiato, probabilmente avremmo fatto meglio, ma avremmo fatto peggio, però se non li si impiegano poi ragazzi non puoi avere sicuramente una controprova. Però quello che dico, non bisogna temere o pensare, dice, se c'è in panchino c'era Minicucci d'entrato, c'era Berardino, c'erano insomma la panchina anche a centrocampo, comunque c'erano delle alternative. Poi avevamo Paolillo e Bottalico, diciamo, come ragazzi a centrocampo, e lì è chiaro, è una scelta, uno se la sente di rischiarli, tra virgolette, rischiarli, insomma un po' come fanno tutte le squadre, lo fa, altrimenti, ma non ci devono essere alibi per nessuno, perché questa è, purtroppo se durante la stagione ti mancano 5 elementi, noi siamo 22, 23 siamo, insomma non è che siamo 16, quindi togli 5 giocatori che per un motivo o per un altro, squalifico, infortunio, stanno bene, è chiaro che la rosa diventa più ristretta. Ma se domenica rientra qualcuno, vedi che il problema non si pone più. Però, diciamo che domenica rientri non ne sono previsti, tranne quello di Cianci, mi è sembrato di capire che i 3 infortunati resteranno ancora tali e Aia deve scontare la seconda giornata di squalifica. Abbiamo presentato il ricorso, se l'arbitro
non ci ha voluti troppo male, può darsi che venga ridotta la squadra. Noi ricorso l'abbiamo presentata per Aia. Allora, vorrei essere ottimista come te, io credo che gli arbitri di solito non smentiscono mai il loro referto, però mi piacerebbe, insomma, questa volta essere io smentito. No, ma anch'io, perché non è che c'è ricorso... è stato fatto perché insomma era doveroso, è un tentativo doveroso, però insomma bisogna sempre vedere che cosa ha scritto l'arbitro nel referto perché, e che cosa ha detto effettivamente Ramsey al guardalinee, insomma, per cui, però noi anche su questo insomma anche ieri la difesa insomma che presentate con Angelo arretrato sulla linea dei tre, quindi comunque era una signora difesa anche ieri, non penso che abbiamo subito tanto. No, non è quello il reparto che sta creando problemi all'Andria, anche se insomma qualche gol in più l'Andria lo sta subendo, credo che sia proprio la caratteristica del centrocampo che è completamente cambiata e un po' diciamo sta penalizzando l'Andria, perché da un centrocampo di grande aggressività, di grande intensità, si è passato a un centrocampo un po' più compassato, sulla carta dovrebbe essere anche un po' più tecnico, ma se visto più qualità, poco... cioè, teoricamente c'è più qualità, però poi possiamo dire, il responso è sempre quello del possiamo campo. Dire molto teoricamente, insomma, più qualità. Ho parlato di teoria, altrimenti se fosse stata pratica ieri avremmo portato a casa i tre punti. Infatti. Ma non l'avremmo persa così. Siamo assolutamente d'accordo su questo. Perfetto. E allora io non posso che ringraziare Paolo Montemurro per la sua disponibilità. Naturalmente ci scusiamo con lui se siamo costretti a chiamarlo con frequenza, ma altri dirigenti, insomma, non ce ne sono in questa società da poter far intervenire, quindi noi siamo ben lieti di continuare ad ospitare il presidente. Ti ringraziamo. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata. E ci sentiamo buona presto. Buona serata a tutti. Ciao. Arrivederci. Allora, Felipe, hai sentito anche il presidente. Dura critica anche da parte sua per quanto riguarda la partita di ieri, non poteva essere diversamente, credo ne siate consapevoli voi per primo. Sì, ma io sono d'accordo in parte di quello che hai detto, perché tu hai detto che parte dal centrocampo, che manca l'aggressività, però secondo me è tutta la riparti. No, io parlavo di caratteristiche del reparto. È chiaro che un reparto che ha Onescu, Piccinni e Matera a determinate caratteristiche, un reparto che ha Onescu, Mancino e Minicucci o Vasco ha caratteristiche diverse, almeno a livello caratteristico penso che siamo tutti d'accordo che cambia notevolmente la situazione. Su questo sì, della caratteristica di ognuno ha le sue caratteristiche, però lo spirito della squadra è sempre quello, quindi cioè, dobbiamo trasmettere con loro o senza di loro, quindi su questo non, secondo me non può mancare. Siccome sono arrivate comunque diverse domande a questo proposito, io leggevo prima alcuni interventi, mi sembra doveroso soffermarci su un episodio che ti ha visto come protagonista alla fine della partita. C'è stato un acceso diverbio in campo tra te e Rada. Ce lo vuoi spiegare? Sì, che cos'è successo? Quello che è successo è che io, come lui, voleva vincere. Quindi quello che è successo, lui ha battuto la prima punizione. Siccome in allenamento alleniamo io e lui con il sinistro. Volevi provarci? Io volevo provare la seconda. Sono andato a chiedere. Ma lui, cioè io sono arrabbiato perché volevo fare gol, come lui voleva pure lui fare gol. Quindi, ma sono cose che finisce lì sul campo, alla fine abbiamo parlato un po', però non è successo niente. Io ci tengo a dire che Rade per me è una gran persona, mi ha aiutato tanto, quindi cioè, è cosa che è successo lì, però rimane lì per me. Ma come stabilite in quei casi? Come stabilite in quei casi chi tira la punizione? La verità è che non è stipulato chi batte lì davanti alla porta, cioè è deciso chi si sente meglio tira. E io sono andato a chiedere perché mi sentivo di fare gol, magari
potevo pure battere e non fare gol, certo. come è successo, però... Ma è finita lì, sono cose che succedono. C'è stato subito un chiarimento. No, sì, alle spogliatoie ci siamo parlati. Cioè, non è che lui ce l'ha con me, no, come io ce l'ho con lui. È cosa no, che è perché successo, sai, in campo. Quando il calcio è bello anche per questo. Appena... No, è finita lì. Ma come gli avversari. Esatto. Quando fai male l'avversario, finisce la partita, scusa. Io difendo i miei colori, tu difendi i tuoi colori. No, quindi. Certo, no, perché te lo dico anche perché quando ci sono questi periodi molto negativi, immediatamente ci emergono i soliti luoghi comuni, no, spogliatoio rotto, lo spogliatoio certo. In realtà, insomma, qualche settimana fa... No, ci tengo a dire questo, Brada per me è una gran persona, c'ha una carriera alle spalle che io magari voglio arrivare a fare quello livello, che ha fatto lui. E niente, è successo quello, è finita lì. Prima di andare in pubblicità, volevo un primo intervento da parte dei nostri ospiti. Vi ripeto, sono insomma ospiti un po' particolari, non proprio degli ultras assolutamente, ma dei tifosi dell'Andria, che però in questo momento sono impegnati in un'altra importante competizione. Michele, ci vuoi dire che cosa vi riguarda in particolare in questo periodo, visto che avete un obiettivo importantissimo da raggiungere? Quale? Allora, a me è sempre piaciuto unire il binomio tra la musica, mia grande passione, e l'altra passione per la Fidelis Andria. Diciamo che Andria Amata è un po' l'emblema, certo, la canzone che viene, sì, suonata allo stadio. Non lo abbiamo detto perché tutti lo sanno, ma Michele Scaramella è l'autore di questo inno dell'Andria che tutti cantano, non solo allo stadio, ma anche molto spesso sentiamo dei ragazzini che... cantano contenti questo bell'inno della Fidelis. Motivo d'orgoglio, sì, per me. Quindi si notano parecchie... molto... non mi viene il termine. Diciamo, ci sono delle... Per il percorso che seguiamo noi con la nostra band, ci sono molte cose simili in una squadra di calcio o in infatti, qualsiasi dicevo, cosa state cercando di vincere un'importante, sì, partita. Siamo tra i 110 finalisti per il contest del 1° maggio a Roma. Per salire su quel palco il grande concertone del primo maggio. Ci sono state 5.000 iscrizioni, siamo tra i primi 110, saliranno sul palco 3. Stiamo chiedendo alla città e a chi ci segue un supporto perché serve votare sul sito 1° maggio Roma. Primo maggio Roma, sì. E quindi devono andare sul sito www.primomaggio.net. Sì. Ci sono diverse band, c'è anche la nostra. Quindi mi raccomando. Insomma, pure su Andrea cantiamo la. Anche Felipe canta, sì, Andrea Amata. Felipe, volevo farti una domanda. Benissimo. Perché siamo qui anche per questo. Soprattutto per questo. Ci sono delle partite in questo campionato in cui c'è proprio un approccio diverso alla gara, non so come dire, ma vorrei sapere se prima della gara succede qualcosa, c'è qualcosa intorno che vi porta ad affrontare la gara in un modo diverso. È successo fortunatamente poche volte, da quel che mi ricordo io, in questo campionato. Forse nelle ultime partite un po' più. Nelle ultime partite, qualche partita all'inizio, succede qualcosa? No, assolutamente no, succede fuori, anzi siamo un gruppo uniti, quindi come hai detto te, le ultime partite magari sta mancando questo che avevamo, che era questa caratteristica importante. Come ha detto il presidente pure, il fatto di mangiarsi l'erba, secondo me dobbiamo ritrovare questa cosa di entrare in campo con la grinta, con la bava alla bocca, di andare a prendere loro, perché cioè, ieri loro eravano 3-4-3 come il Matera. Il Matera non respirava. Certo. E perché non considerava? Infatti stiamo parlando di un'altra. Quindi di secondo me Fidelis è un fatto, non è niente di spogliatoio, di che è successo qualcosa. È un fatto che dobbiamo ritrovare questa caratteristica. Secondo me per noi, per la squadra che siamo, è una cosa importantissima. Noi continueremo a parlare ovviamente della Fidelis Andria anche nella seconda
parte, ma intanto siamo giunti alla conclusione di questa prima parte di Pane, Amore e Fidelis, ma rimanete con noi perché abbiamo ancora tanti tanti argomenti da sviscerare e soprattutto ci dobbiamo proiettare sulla prossima gara con la Vibonese, che vedrà l'Andria ancora giocare con una squadra con qualche assenza di troppo che poi analizzeremo. Quindi per il momento è tutto, linea alla pubblicità. Mambo italiano. Mambo italiano. Ben ritrovati, seconda parte di Pane, Amore e Fidelis. Felipe, le cose per la Fidelis non stanno andando benissimo, però noi abbiamo provato a consolarci, penso che lo abbiamo fatto adeguatamente con quello che ci offre il nostro caro amico Francesco, certo, Montereale, della pasticceria Montereale, quindi diciamo almeno da questo punto di vista ci siamo consolati. Però noi dobbiamo ancora continuare ad analizzare la partita di ieri. L'Andria nell'approccio alla gara, abbiamo detto, non è stata impeccabile, però in passato era riuscita comunque a tamponare almeno in fase difensiva. Ieri vi abbiamo visto stranamente in difficoltà proprio a prendere le misure agli esterni del Siracusa, che dall'inizio vi hanno messo in grave difficoltà, e poi in occasione del gol c'è stata un po' la complicità di tutti. Forse l'unico che si è salvato in quella circostanza è stato Marco Cilli, che aveva fatto una gran parata su De Silvestro, purtroppo vanificata perché sulla respinta siete rimasti a guardare e Valente ha poi punito il portiere. Cos'è successo in quello? Ecco, la stiamo rivedendo. Va bene, quello che ti ho detto è andato storto ieri. Siamo partiti male all'inizio gara. Proprio non riuscivate a prendere le misure? Sì, magari pure le seconde pale erano, vincevamo sempre. Ieri abbiamo preso poche pale, seconde pale. Quindi loro hanno preso la fiducia nella partita, hanno fatto il gol e dopo è stato tardi, diciamo, dai. Nella seconda parte della gara c'è stato un tentativo, almeno un tentativo di reazione molto confuso, con tanti errori di misura, tanti passaggi sbagliati, ma quantomeno insomma avete giocato maggiormente in proiezione offensiva. È mancato il gol, è mancato il guizzo giusto. È mancato il gol, ma anche perché loro sono abbassati tanti. E poi diventa difficile fare gol, mettono 5-6, una linea da 5 diventa difficile. Però sappiamo che siamo una squadra che non è che creiamo 10 palle gol, quindi secondo me quelle 2-3 palle gol, almeno due dobbiamo fare, una dobbiamo fare. Quindi secondo me più cattiveria parte da me e da tutti. Magari avere l'opportunità e sfruttarla, mettere dentro la palla. Quindi secondo me questa cattiveria, questa è la caratteristica mancata che abbiamo. Francesco, a te la parola con le domande da casa. Qualcuna l'abbiamo anticipata, sì, con il presidente. Vediamo un po' che altro viene fuori dalle domande, in effetti, dei nostri amici a casa. In effetti molti dei temi affrontati dai nostri spettatori sono già stati affrontati attraverso le nostre domande, attraverso la chiacchierata col presidente. Allora, innanzitutto leggerei questo messaggio da parte di Riccardo, il quale ti ringrazia per aver regalato il pallone a suo nipote. Dice che suo nipote è davvero felicissimo per questo tuo gesto, ti definisce un cuore d'oro. A parte questo, vorrei cominciare però con una domanda mia, una domanda sul tuo connazionale Cruz.
A Cosenza Sergio Cruz è stato escluso perché, a detta di mister Favarin, si impegna a volte poco in allenamento. Tu che sei suo connazionale, sei brasiliano come lui, ci parli magari un po' di più, ci puoi dire se è vero che a volte in allenamento Cruz non si impegna come dovrebbe? No, secondo me no, lui si allena abbastanza bene e magari è stata una scelta del mister al momento lì, ma quando Cruz è entrato in partita o ha iniziato la partita, io penso che lui sempre ha provato a dare una mano, ha fatto abbastanza bene, quindi non lo so, magari è stata una scelta del mister che... Comunque siete due brasiliani molto diversi. Sì, un po' sì, ma cioè lui è un amico per me, cioè stiamo insieme, abitiamo vicini, quindi non è che, secondo me è stata una scelta del mister. Ma la vostra diversità dipende dal fatto che tu sei di San Paolo e lui di Rio de Janeiro, perché si dice che siete molto diversi i brasiliani dal nord da quelli anche, del sud. Anche, ma no, secondo me no, ma anche questo, ognuno c'ha la sua, diciamo la sua... il suo carattere, il suo... Ancora Francesco, poi magari passiamo a vedere alcuni episodi della partita di ieri. Sì. Allora, una domanda da Michi, così cominciamo anche con le domande da casa. Michi ti chiede se secondo te la squadra si è rafforzata o si è indebolita a gennaio? No, se... certo, abbiamo perso Poluzzi, bravissimo portiere. Matera, che anche è un bravissimo centrocampista, giovane. Però sono arrivati pure Vasco, no? Vasco ha gran qualità. E secondo me no, non siamo indeboliti. Secondo me no. Ancora no, cioè, non siamo molto d'accordo su questa opinione di Felipe. Lui ovviamente doveva dire insomma questo. Ci permettiamo di dire che forse no, insomma, ma è un po' io vedo Vasco. Poi sai cos'è? Non è una questione di indebolirsi o di rinforzarsi. Sono caratteristiche diverse. Che, ecco, come hai detto il problema te... è che è cambiato completamente. È cambiata la caratteristica base, l'emblema di questa squadra. E, mettendo dentro giocatori con caratteristiche diverse che hanno cambiato. Ma la squadra, secondo me, è un male risultati... se cerchiamo di pensare questo, perché dobbiamo adeguarsi, pure se si viene uno di una caratteristica diversa, o lui deve adeguarsi con noi, o noi dobbiamo adeguarsi pure, certo, con, però una cosa è uno che le caratteristiche ce le ha, un altro quello di una persona, sì, che deve questo... adattarsi. Non è proprio il surrogato, non è mai uguale all'originale, ma forse si può fare anche un discorso reparto per reparto, perché in attacco probabilmente vi siete qualcosa rafforzati con l'arrivo di Croce, invece a centrocampo in difesa avete perso qualcosina con le cessioni di Matera questo, e Poluzzi. Sì. Ancora Francesco. Allora, a proposito della cessione di Matera, quanto vi manca? Lo chiede Antonio. Vi manca per questa caratteristica di aggressività, secondo me è questo. Lui era un centrocampista che ci dava spesso, sudava tanto la maglia. Tra l'altro un 96, quindi la dimostrazione che anche sì. Non è una questione di carta d'identità, ma è una questione anche di... Tanto è andato in B per merito suo. E allora, piccola pausa per quanto riguarda le domande da casa. Abbiamo isolato un paio di episodi, è vero Francesco, della sì. partita di ieri? Li possiamo mandare in onda, ma riguardavano alcune... proteste della Fidelis su situazioni che sono avvenute in aria, le vediamo anche con te Felipe. Ecco, questa è stata una prima protesta, ecco, la vediamo, diciamo, la versione rallentata. Sì. Di che cosa vi siete lamentati in questo caso? Un fallo di mano, però l'arbitro in quel momento ha detto che era involontario. Il fallo di mani dovrebbe essere di Turati, insomma. Involontario, dicono sempre, il Monopoli sì. là. Sì. È sempre una questione di interpretazione, però in effetti, insomma, sembra che la palla tocchi il braccio
di Turati, l'arbitro l'ha giudicato involontario e quindi niente rigore. Andiamo con l'altro episodio. Ecco, in questo caso palla in aria e tutti giù per terra, come era successo a Monopoli. Qua invece l'arbitro ha fatto cenno che si poteva proseguire. Ecco, vediamo un po', probabilmente diciamo l'azione incriminata è quella su Fall, anche se diciamo c'è stata un'azione reciproca, probabilmente in questo caso il difensore era davanti rispetto all'attaccante dell'Andria. Mi sembra di poter dire che in questo caso insomma la scelta dell'arbitro sia stata giusta. Sì, secondo me. Bene, chiaramente in questi casi quando cadono tutti per terra si protesta, però insomma, obiettivamente è l'arbitro che ma credo che in questo caso abbia interpretato in maniera corretta. Bene, Francesco, Felipe, ancora qualche domanda? Hai preferenze sul ruolo? Tu puoi giocare indifferentemente sia come esterno basso sia come esterno alto? Io ho dato la disponibilità al mister di giocare ovunque, però io, a me la preferenza è di giocare esterno alto, come giocavo il terzino sinistro. Come hai fatto nella parte finale della partita di ieri? Sì, come ho fatto tante partite pure in quinto, giocando a quinto. Però è un ruolo nuovo per me, ma io porto questo come... Ma come esterno preferisci il quinto di centrocampo o il quarto della difesa a quattro? Tutti e due. E senza giocare sulla fascia. Sì. Benissimo. Vediamo se Michele ha ancora una domanda per Felipe. Beh, una domanda che chiederei a qualsiasi calciatore della Fidelis. Che effetto ti fa e quanto per te è importante quella maglia che indossi? È un effetto bellissimo, perché quando giochiamo a degli Olivi già si sente come il clima lì, quindi ci tengo tanto a questa maglia, ma come tutti, quindi per questo pure dispiace questi risultati, ultimi risultati, perché per la piazza che è, con tutto il rispetto alle altre, però forse per questo motivo ha anche scelto di rinnovare il contratto anche con l'Andria e di rimanere qui ad Andria, nonostante alcune richieste da parte di altre società. Felipe, noi a questo punto della trasmissione abbiamo una rubrica, quella dei ci piace e non ci piace, in cui Francesco sottolinea quali sono stati per lui i migliori e i peggiori della partita. Andiamo a vedere questa rubrica. La Fidelis quasi al completo, non ci piace. Un dato su tutti, l'organico andriese non pare in grado di far fronte alle assenze simultanee di 4-5 elementi importanti, cosa avvenuta nel confronto playoff col Siracusa. Basta guardare la composizione della panchina, dove sedevano ben 4 classe 98, per rendersi conto di quanto limitate siano le scelte per Favarin. Con simili premesse, era forse troppo chiedere alla Fidelis di reggere l'urto di un collettivo in salute come quello siciliano, seppur gravato anch'esso da numerose defezioni. Era anche lecito, tuttavia, chiedere qualcosa in più agli uomini d'esperienza, se non ai ragazzi buttati nella mischia per sopperire alle assenze dei vari Aia, Cianci, Piccinni, Colella, Allegrini. Si possono allora concedere le attenuanti generiche a gente come Annoni e Vasco, sebbene quest'ultimo sia stato bocciato dal mister dopo appena 34 minuti. Stesso discorso per i subentrati Minicucci, Volpicelli e Fall, ultimamente utilizzati col contagocce. Difficile, invece, giustificare le prestazioni sottotono di gente come Tartaglia, Mancino, Onesto, Cuttito, Croce, Cruz, di gente cioè che dovrebbe costituire l'ossatura della squadra, o almeno buona parte di essa. Stando così le cose, dal naufragio generale si salvano pochissimi marinai, innanzitutto Cilli, per l'occasione preferito a Pop. Il giovane portiere barlettano ha tenuto in piedi la baracca per un quarto d'ora, salvo poi arrendersi, senza colpe, al gol partita di Valente. Senza colpe pure Rada, l'unico dei senatori in campo a compiere il proprio dovere fino in fondo, sia sul piano difensivo, sia con un paio di punizioni insidiose. Infine assolviamo Curcio, prova non impeccabile la sua, ma comunque dignitosa. Insomma, ti è andata bene, Felipe, ti ha assolto, quindi
Almeno insomma ti sei salvato. Abbiamo ancora 10 minuti, Francesco, se hai qualche rapida domanda, altrimenti io passo ad analizzare la prossima gara, quella con la Vimonese. Sì, una domanda personale: tu vieni da un paese, il Brasile, dove il calcio è una ragione di vita, qual è il tuo idolo brasiliano? Marcelo. Io pensavo che insomma, ti ricordassi anche di un altro Roberto fortissimo. Carlos. Bravo, vedi che subito sei andato al, a centrare la questione. No, parliamo di Prestone, dai. Grande Roberto Carlos. Grande. Cominciamo a parlare della prossima gara, quella con la Vimonese. Felipe, l'errore da evitare assolutamente è quello di prendere sotto gamba l'impegno contro l'ultimo in classifica, ma che sta disperatamente cercando di evitare il fanalino di coda. Certo, dobbiamo affrontare questa partita riprendere questa caratteristica, ma anche con intelligenza, perché pensiamo di andare lì pensiamo di essere facile, già partiamo sconfitti, quindi dobbiamo, l'unica strada è lavorare bene questa settimana. Domani sicuro parliamoci tutti sullo spogliatoio, chiariamo un po' le cose che secondo me dobbiamo fare e riprendere queste caratteristiche, questa cosa che avevamo. Se vogliamo, diciamo, trovare un punto di appoggio per questa gara, possiamo dire insomma che quantomeno in trasferta l'Andia non ha queste stesse difficoltà che incontra al degli Ulivi. Anche le ultime partite, tutto sommato, quella di Monopoli in particolare, ma anche quella di Cosenza, tranne quel blackout dell'1-2 del Cosenza, comunque sono state giocate bene. I problemi riguardano soprattutto le gare al degli Ulivi, quindi giocando in trasferta magari questo potrebbe aiutarvi un po' di più. Sì, nelle ultime tu dici, nelle ultime, perché mi riferisco questo periodo di difficoltà. Sì, secondo me facciamo alle ultime partite abbiamo fatto bene, abbastanza bene in trasferta, quindi è un punto positivo. Ma c'è una partita importante per riprendere, perché buttare tutto così... Sì. È brutto. Abbiamo fatto 17 partite risultati consecutivi, quindi se continuiamo così tutti dimenticano di questo, capito? Quindi dobbiamo riprendere più presto possibile, che è importante. Contro la Vimonese, lo anticipavamo prima con il presidente, ci saranno ancora grossi problemi di formazione, perché i tre infortunati, vale a dire Allegrini, Colella e Piccinni, saranno ancora indisponibili. Poi mancheranno gli squalificati Aia, che deve scontare la seconda giornata, e Onescu, che era diffidato. Ma come ha detto il presidente, io particolarmente non sto guardando questo, penso tutti. Dobbiamo dare la fiducia a chi deve giocare. Io sono sicuro che chi gioca darà il massimo, quindi su questo punto di vista secondo me non dobbiamo guardare questo, cercare questo alibi di che mancano questo o quello, perché chi entra deve dare la sua. Felipe, all'andata non fu una partita semplice quella con la Vimonese, l'Andia incontrò grosse difficoltà, tant'è vero che non riuscì a sbloccare la partita, e in più incontra una Vimonese che almeno sulla carta si è rinforzata parecchio durante il mercato di gennaio. Questo significa che non sarà una partita semplicissima a dispetto della classifica. No, assolutamente. Infatti non dobbiamo guardare la classifica, noi, perché loro sono ultimi, che sarà una partita facile. Quindi umiltà, lavorare bene questa settimana e andare lì, cioè, come per mangiare l'erba, con una bava alla bocca. Bene, diciamo i propositi della squadra, interpretati da Felipe Curcio, sono diciamo quelli di una
rivalsa, quella di una rivincita. Francesco, ci sono ancora domande da casa? Allora, da casa no, perché ripeto, abbiamo già trattato molti degli argomenti. Sì, questa volta abbiamo un po' cambiato la scaletta, se non intervenuto. Quindi, rischieremo di essere ripetitivi leggendo alcune domande su argomenti già toccati. Ti chiedo io, guardando oltre la partita con la Vibonese, vi preoccupa un po' il calendario complicato che aspetta la Fidelis? Perché ricordiamo, voi dovete andare sul campo del Francavilla, sul campo del Lecce, sul campo del Matera, quindi squadre quotate, poi avete lo scontro diretto con il Fondi. Per me no, non mi preoccupa. Saranno partite difficili sicuramente, ma come ho detto prima, abbiamo vinto il Matera, abbiamo vinto la Juve Stabia, perché non possiamo vincere lì a casa loro? E certo, sarà difficile, ma con quelle caratteristiche che avevamo, con la testa giusta, secondo me possiamo fare un fine campionato buono. E cercare di puntiamo l'obiettivo, i playoff, cercare di puntare, quindi è un peccato buttare tutto, come ho detto, quindi dobbiamo cercare di fare bene queste ultime partite, indipendenti di sia Matera, Foggia, Vibonese. Ricordo, per chi non avesse seguito le ultime variazioni del calendario, che a Vibo si giocherà alle 14:30, la partita è stata anticipata, ormai quello delle 14:30 della domenica sta diventando l'orario classico delle gare dell'Andria sia in trasferta che fuori, quindi domenica si gioca alle 14:30. Io lascio un'ultima volta la parola a Michele perché possa ripetere sì. L'invito ai nostri amici a casa e magari anche agli amici degli amici a casa. Certo, quindi. A tutti. Cerchiamo di fare una catena e di supportare il nostro progetto come lo si fa con la Fidelis, anzi invogliamo la gente a venire allo stadio perché i Leoni vanno sostenuti. Votare Misga sul sito www.primomaggio.net per coronare questo sogno di salire su quel palco e di portare la nostra musica lì, su quel palco. Bene, noi saremo felici di aver dato una mano a Michele e ai suoi amici della band, a Davide. Abbiamo visto che è arrivato anche sì, Marco, il chitarrista, il terzo componente che è dall'altra parte. Dietro le telecamere, sì. Quindi ecco, ci piacerebbe poter dire che il nostro intervento abbia dato effettivamente una mano concreta. In qualsiasi caso noi vi ringraziamo e ringraziamo anche la società che ieri ha trasmesso tra il primo e il secondo tempo la canzone nello stadio, è stato un motivo di grande orgoglio per noi. Bene, noi siamo giunti quasi alla fine della trasmissione. Prima di concludere, alcuni ormai riti consueti. Prima di tutto, quello della firma del pallone Givova marcato Fidelis Andria. E lo hanno fatto tutti gli amici che sono intervenuti, i giocatori della Fidelis, i dirigenti. Uno dei pochi che mancava all'appello era proprio Felipe Curcio. Felipe, ritagliati uno spazio e firma questo pallone che, lo ricordiamo, alla fine di tutte le nostre trasmissioni sarà messo all'asta e ricavato, così come quello delle maglie I Love Norcia, il ricavato è andato proprio ai terremotati di Norcia, questo andrà ai terremotati di Amatrice, quindi una nobile causa per questa firma sul pallone marcato Fidelis Andria. E mentre Felipe Curcio, ecco, impone la sua firma sul pallone, io lascio anche la parola a Francesco, che a riguardo ci deve dire ancora qualcosa. Sì, perché Givova, sponsor tecnico della Fidelis, ricorda che marzo è il mese biancazzurro, con sconti particolari su tutti i completi della Fidelis e su tutto il merchandising nello store Fidelis, nello store Givova, che si trova presso la galleria Ipercop di Andria. Sono inoltre previsti tanti nuovi arrivi, tante novità. Bene, il rito della firma del pallone è stato
compiuto. Adesso siamo proprio alla fine e prima di salutare i nostri ospiti noi diamo a loro un gentile omaggio che viene offerto dal Consorzio Olivicolo Oro di Andria. Si tratta di una confezione di olio extravergine di Andria Elixir, è un prodotto appunto del Consorzio Oro di Andria che produce un olio extravergine con qualità salutistiche utili al mantenimento in salute dell'organismo umano. Il Consorzio Olivicolo Oro di Andria si trova appunto ad Andria in via Parini e produce questo olio che adesso vedete anche nelle immagini e che noi daremo, una confezione di questo olio la daremo a Felipe Curcio ma anche ai nostri amici che sono venuti a trovarci. Quindi l'olio extravergine di oliva del Consorzio Olivicolo Oro di Andria che vedete anche nelle immagini che la regia sta mandando in onda. Torniamo in studio. Felipe, questo è l'olio Elixir per te. Grazie. Stessa cosa faremo con Michele e Davide. E allora concludiamo con i saluti finali. Ringrazio e saluto Felipe Curcio. Grazie per l'invito. Ringrazio Francesco che ritroveremo. Grazie a te, buonasera. La prossima settimana. E ringrazio e faccio un grosso, grosso in bocca al lupo a Misga, Michele Sgaramella, a Davide e anche a Marco che è dietro le telecamere. È proprio tutto, vi ricordo che noi ci ritroviamo qui a Pane, Amore e Fidelis lunedì prossimo, sempre alle 21, sempre sul canale 17 di Telesveva. Buonasera.